La squadra maschile del tennis club Villa Medeo domenica prossima, il 1° luglio, sarà impegnata nei campi da tennis del Circolo Canottieri a Roma per tentare il salto di categoria. La scorsa domenica gli atleti nisseni, capitanati da Salvatore Lacagnina, si sono imposti per 5-1 sulla squadra di Bolzano. Le partite si sono concluse nella giornata di lunedì a causa del maltempo, ma nonostante l'interruzione i giocatori nisseni sono ritornati in campo con la massima concentrazione ed hanno conseguito il risultato sperato. Ci stiamo allenando a fondo per questo importantissimo impegno che ci vedrà protagonisti questo fine settimana e speriamo andrà tutto bene. Sarà veramente una battaglia là a Roma e ce la metteremo tutta per riuscire a conseguire questa promozione. E qual è l'umore del gruppo? Ah, c'è molta adrenalina, molta carica positiva sicuramente, ma anche un po' di tensione perché l'impegno è molto importante e per molti di noi sarà la prima volta in un palcoscenico così importante a livello nazionale. Quando è cominciata questa avventura ve lo sareste aspettato che sarebbe arrivata a questo punto? Ma all'inizio, scherzando, qualcuno di noi lo diceva, però sinceramente nessuno si sarebbe mai aspettato di riuscire ad arrivare a questo punto. Un risultato importante per il tennis club Villa Medeo, adesso per voi dirigenza aumenta l'impegno, è un risultato storico quello di arrivare fino al Circolo Canottieri a Roma? Assolutamente sì, domenica e lunedì abbiamo conseguito questo risultato appunto per il circolo storico, c'è stato tanto impegno, tanta dedizione da parte di tutta la dirigenza, di tutta quanta l'organizzazione, abbiamo raggiunto questo risultato grazie alla forza di tutto il gruppo, un gruppo abbastanza unito, un gruppo abbastanza solido, ci poniamo chiaramente l'obiettivo, sogniamo la Serie B che implicherà notevoli sforzi in più, ma sappiamo perfettamente di essere all'altezza dell'eventuale compito che ci verrà affidato.